Ai. Che cosa mi tocca fare per svelare il mistero che avvolge questo bellissimo videogioco? Giocarci. Ma non so se sono mentalmente preparato per un nuovo episodio. È passato un po' di tempo, per carità, ho avuto tempo per riposarmi, ma in realtà non credo che sarò mai preparato per giocare a questo videogioco. Non importa quanto tempo passi. Però lo devo fare, perché la curiosità è troppo grande. Dov'è che ero rimasto già? Ah sì, ho messo tipo la... Sì. Quadro elettrico, ho messo la leva, quindi adesso nell'inventario non ho niente. Ok, ci sono. Ho sbloccato la porta, a mia immensa gioia. Zoppo gay! Zoppo gay! Dove sei? Andare di qua? Non credo. Dove che mi serve la corrente elettrica? Eravamo nell'Observation, da quel che ricordo, dove si è saltata la corrente dopo aver raccolto questa torcia. Qui il bagno è scomparso, non c'era un bagno tipo... Sì, c'era un bagno qui, se non sbaglio, che è scomparso, con la macchia nera era quel bagno. Qua è chiuso... Sono piuttosto sicuro che qua ci fosse un bagno, che poi adesso... No? Ti stai divertendo, eh? Io no. Sarò onesto, io non mi sto divertendo. Vorrei divertirmi, ma sto facendo tutt'altro che divertirmi. Qui eravamo andati, poi eravamo stati... Oh, madonna mia! Oh, sono siete in tutte le stanze! Non in tutte, però ho capito. No, non me ne sono neanche accorto prima. Ma c'erano anche prima? Non credo. Qui c'era tipo comparso... È scomparso quel buco nel muro, sì. Qui eravamo stati aggrediti, era comparso questo buco nel muro, ho fatto tipo un giro strano per finire fino al quadro elettrico. Ok. Sto iniziando a ricollegare, i ricordi sono un pochino vaghi, ma... Ci sono. Quindi se di là non posso fare... No, il bagno era qui, ok. Ah! No, eh. Perché il cretino è andato lì? Ha guardato un po' il paesaggio, che... Beh, un bel paesaggio, devo ammettere. E poi è tornato indietro. È andato in bagno, camminato verso High Risk. Sarebbero i pazienti ad alto rischio. Lì avevamo raccolto la leva dal Cieshu. Però onestamente non so dov'è che io debba andare. Qua si è acceso l'ascensore? Oh sì, l'ascensore, ok. Sali. Oh. Mistero risolto, gente. Siamo un passo avanti. No! Claustrofobia. Ascensore che si spegne. In questo posto potrei essere attaccato da qualunque direzione. Non mi piace per niente. Qui non c'è niente. Ah. No, salvataggio non va affatto bene. Fammi tornare. Non sembra funzionare. E figurati. E figurati. Devo andare di qua. Palese. Qua suppongo sia chiusa. Ok, devo seguire il corridoio. Ehi. Piove, quando mai? Sono foglie che cadono? Sono foglie che cadono. Ah, oh, porta socchiusa. Ho imparato su Outlast a non fidarmi delle porte socchiuse, ma non credo di avere altra scelta. Come su Outlast. Chiudi. Perché? Perché è cambiata la visuale? Perché è cambiata la visuale? Allora, Rakan, giusto? Ho una bella notizia da darle. Considerando il suo comportamento e i segnali di ripresa che ha mostrato, è pronto a tornare a casa. Sembra che stia bene, no? Ci sono ancora dei dettagli tecnici che dobbiamo sistemare, ma ci vorranno solo un paio di giorni. Ma tutto quello che è successo, sarà sicuramente molto felice di andarsene da questo posto. Ok, torno tra poco. Comunque tutti i dottori hanno il viso abbastanza sfigurato, a quanto pare. Quindi tutte quelle persone rappresentano i dottori, oppure le persone in generale che lo circondano. Eppure lui ha un rancore verso di me. La mia teoria è stata per l'appunto che io fossi Brumotti, lui fosse lo zoppo gay, però qualcosa erano mie cose. Perché ce l'ha anche con me? Che cosa? Evitiamo di fare questi rumori, per cortesia. Che cosa? Tutto chiuso, la porta dietro è chiusa, quindi non posso andare. Che devo fare? Sdraiarmi nel letto? Oh! Perché? Cosa? Cosa? Non potevo passare di qua? Qualcosa non va qui.
Sotto il letto? No, non c'è niente sotto il letto. E che devo fare? Però è bello che posso correre anche da accovacciato. Molto carino. Ah, oh! Per sbaglio l'ho spinto, madonna. Eh sì, effettivamente ci sono segni di spostamento. Per sbaglio trovare un posto segreto. Vi sto facendo vedere che posso correre da accovacciato. Niente. Dall'altra parte lo devo spingere. No, non me lo fa spingere, what? Di qua che lo devo spingere. Interagisci. Non c'è abbastanza spazio per infilarsi. Dall'altra parte non riesco a spingerlo, Frank. Non riesco a spingerlo dall'altra parte, Frank. Francine. Devo spingere anche questo? No, non riesco. Ma più di così non riesco a spingerlo. Il mio protagonista è deficiente. Come interagisci? Sto cercando di interagire, ma non ci passo. È troppo ciccione. Io non riesco a spingere. No. Cioè, non mi torna. Qualcosa non va. Ah, qui c'è il legno. Ma non riesco a spingerlo più di così, mannaggia a te. Perché? What? Devo togliere questo? Non posso. Ok, me lo fa spingere un po' di più. Perché così me lo fai spingere? Se corro in questa direzione me lo fai... Cioè, correndo verso sinistra me lo fa spingere. Correndo in avanti no. Perché sei deficiente? Io non l'ho capito. Oh! Ehi! Vai il bravo! Non ho finito di spingere l'armadio. Ok, mi posso infilare adesso. Cosa? Non... Dove non c'è abbastanza spazio per infilarsi? Sei demente, sei. Spingi! Adesso c'è abbastanza spazio per infilarsi? C'è abbastanza spazio per infilarsi. Dovrei tenerlo a portata di mano. E intanto lo stai mollando laggiù. Dovresti tenerla a portata di mano, la torcia. La stai lasciando qui. E ho il presentimento che accadrai e la torcia rimarrà qui. Ho il bruttissimo presentimento che accadrà questo. Eh sì. Proprio me lo sento dentro. Prendi la torcia. Frank. Sei un coglione, Frank. La torcia, cazzo. No, è rimasta lì la torcia. Siamo tornati dentro la casa, vero? Non sembra la casa. Non sembra affatto la casa. Che posto? Oh! Chi? Oddio, questo sembra la schermata di caricamento. L'ha presa da qui? Oddio mio! Dai, sarei dovuto aspettarmelo. Cosa sapevi? Oh, adesso sono guai per loro. Con tutto quello che so, riuscirò sicuramente a farli fuori. Chi c'è là dietro? C'è qualcuno là dietro? Vi tengo d'occhio. Ehi, che stai facendo? Chi ti ha mandato? Oddio. Caspita! Questa è chiusa. Ok, sta soffrendo in maniera abbastanza... penosa, direi. Mi fa molta pena. Mi sa che tra poco si schianterà contro il vetro. Posso uscire? No. Che devo fare? Devo sentirmi lui che piange? Ok, c'è un occhio da schiacciare. Fammi aiutare sto povero Cristo, dai! Fammelo aiutare, magari me lo faccio amico e non mi spiglierà stampellate sul muso. Oh. What? È diventato uno specchio all'improvviso. Però di nuovo, non mi vedo. Che cavolo è successo qui? Devo schiacciare l'occhio, suppongo. No? Non devo schiacciare l'occhio. Per una volta non devo schiacciare l'occhio, stranamente. Schiaccialo! Non darmi un bacino! No, che schifo! Hai trovato un oggetto di avanzamento. Ho finito la storia di Rakan! Cosa? Ho finito la storia di Rakan? Finisce così? Ma no! Fine del capitolo di Rakan. Non l'ho capito. Così finisce. Mi lasci così, col dubbio, come se fossi uno stronzo. Quanto è durato questo episodio? Perché la luce è spenta? Perché la luce è spenta, Frank? Non mi ricordo più la geografia della casa. Lo ammetterò. Accendi questo vaso. Questa lampada. Ok. Non mi ricordo più la casa.
com'era fatta, non me lo ricordo più. Quindi abbiamo completato anche il capitolo di Rakan. Però ogni fine capitolo devo riaccendere tutte le luci nella casa. È una cosa piuttosto scomoda. Alquanto scomoda. Quindi ho fatto il capitolo di Rakan, ho fatto il capitolo di Lucy. Quanto è durato l'episodio? Siamo a 10 minuti. Possiamo vedere un altro capitolo. Mi ricordo che c'erano tipo delle chiavi da raccogliere. L'occhio lo devo posare? No, l'ha già posato in automatico. Sì, erano le chiavi qua. Iniziamo un altro capitolo per vedere giusto che cosa ci attende. E poi passeremo, non so, termineremo l'episodio. Cos'è? Una chiave con attaccato uno specchietto. No, sì sì, mi ricordo, c'erano qua le porte con lo specchio. Capitolo di Dolores, un sogno contorto. Ok, era questa la porta. Ancora utile? Ok. Forse la devo utilizzare ancora dall'altra parte, che c'era un'altra porta. Ok, adesso si è rotto. È sparito. Le luci? Le luci dentro questa casa? Maledetta. Cos'è questo? La birra. Mi serve? Mi serve una birra. Anzi, sì, mi servirebbe una birra, però non la posso bere. Ok, per fortuna c'è una luce. Altre luci? No? Cos'è? Esamina che cosa. Una foto di un bambino. Strano. Non c'erano delle luci dentro questa cacchio di stanza, scusami. Vediamo. Non osare squillare così a tradimento. Però c'è un messaggio di segreteria telefonica, se guardate. No? Questa non è la spia di un segnale, di un messaggio. No? Strano. Pensavo fosse la spia di un messaggio. Ci serve la chiave del garage. La spia di un messaggio dentro coso. Da leggere. Da sentire, non da leggere. È un occhio che ha una pupilla da entrambi i lati. Un occhio molto particolare. Mascella, e qua che cosa mi servirà per completare il capitolo? Vabbè, vediamo questa stanza dello specchietto. Forza, Dwayne. Dwayne The Rock Johnson. No, che sta succedendo al mio cervello? Qua mi ricordo benissimo che ci fosse questa luce. Come? Come si accende? Oh, eccolo qua, mannaggia a te che me lo nascondi. Oh, finalmente. Apriamo sta porta. Oh, una stanza particolare. Con dei strani rumori. Non mi piace per niente. Non si apre? Come non si apre? Il senso di questa stanza? Ah, c'era qua. No, è una candela. Posso posare la candela? Scusami, ma il senso di questa stanza? Non c'è uno... No, stanno iniziando i rumori molesti già. Non mi piace. Questa non si apre. Non c'è niente. Devo seguire il rumore strano che sento? Ah, interagisci con questo. Lo specchio. Oi! È sparito lo specchio. Ah? Si è aperta la porta? Lo specchio è sparito comunque. That is not good. Mannaggia, sto orologio mi spaventa. Riesce a spaventarmi ogni volta quell'orologio. Incredibile. È incredibile. No, qui c'era un interruttore per accenderlo, me lo ricordo bene. Ok. Ancora chiusa. Dove la trovo sta chiave del garage, Frank? Qui ci sono dei tacchi. Beh, Dolores, penso sia una donna. Oh, eccolo qua lo specchio. L'ho ritrovato. La TV si spegnerà? A tradimento? L'ho spenta io. Fammi vedere sto specchio. No, no, no. Non ci fu alcun specchio. Però si teletrasportò lassù. Molto strano. Il gioco mi sta laggando, perché vuol dire che sta generando un'area del gioco nuova. La luce sta smettendo di funzionare. La mia psic sta andando fuori di te. Fuori di sé. Oh Gesù, questo è un nuovo posto. La sedia dondola davanti a una finestra. Quindi suppongo che chiunque la utilizzi, chiunque sia il personaggio di questo capitolo, sia molto anziano. Questo lo presumo dal... Oh, che sta succedendo? C'è qualcuno in soffitta. Non mi piace. Oddio, ci devo interagire. Devo aprire.
Ah, la vaniglia è troppo lontana. Salta, coglione. Devo seguire i passi? Sentite la musica. Ah, è la radio. Ma vaffanculo. Oh! Ah, è pisciare male. Mi sa che devo seguire i passi. Oh, salvataggio. Oh sì, devo seguire i passi, tipo. Lì c'è qualcosa di strano. Devo interagire con questo? C'è qualcosa che si muove e fa rumore in soffitta. Mi sa che devo rompere quel soffitto. Questa borsa è particolare. La posso esaminare, però non posso aprire. Io ancora che non riesco a vedermi allo specchio. È interessante. Il telefono... Oh, pillole. Buono. Tieni nell'inventario. Sia mai che mi servano. Chiudi questo armadio, va. Sia mai che qualche simpatico... Ah, queste sono vuote. Non lo ricordo. No! Non sono vuote! C'erano ancora delle caramelle là dentro. Sto andando avanti a Mentos a quanto pare. Cosa ti serve una luce dentro lo sgabuzzino? Porca miseria. Pensavo di dover inseguire... di dover seguire i passi di quel tipo, però... Forse lo specchio, non ho esaminato bene lo specchio, effettivamente. Interagisce, lo specchio sembra mostrare una stanza della casa. Grazie al cazzo! Mi sta laggando tanto, eh. Mi sta laggando davvero tanto. Non so se anche a voi risulta, ma a me sta laggando abbastanza il gioco. Chi è che tiene la carta igienica così? Cioè, tieni, ecco, tienila qua dentro, cosa la tieni così? È orribile sta casa. Disordinata, brutta. Schifo. Pensavo di dover rompere tipo questa parte e sarebbe crollato il soffitto, tipo qualcosa del genere. Sentite. Non è il rumore di una sedia a dondolo, tipo. Vabbè, si sente il rumore di una sedia a dondolo. È in soffitta la sedia a dondolo, ho capito. Forse... Oh, no, no. Forse ho capito cosa devo fare. No, no, ci sono, ci sono. Forse devo andare al piano di sotto. Dentro... Oddio mio! Penso di dover andare al piano di sotto. Stavo raccontando il mio piano. Mi compare così a tradimento, suino. Penso di dover andare al piano di sotto, dentro la stanza elettrica, quella della manutenzione, dove ci sono le lampadine e tutto, e prendere qualcosa o per tirare giù il soffitto, oppure comunque un martello, qualcosa per... Oh! Cos'è, un duello alla texana? Non ho una pistola, ti avverto, ma neanche tu sembri armato. Io la sfido, buon uomo, accendo la luce, eh. Il cazzo! Mi inseguirà non appena mi avvicinerò a lei? Mi avvicino pian piano, non sono minaccioso. Ehi! No! Accendi sta cacchio di luce. Non è che mi spunterà da dietro l'angolo e mi farà venire un infarto? Molto probabilmente sì. Ma io sono disposto a rischiare, a quanto pare. E devo stare per forza al buio, a quanto pare. Perché non ho più... Non ho più cosi. Come cacchio si chiamano? Accendini. Mannaggia il mio analfabetismo di ritorno. Ah! Ciao bello. Ah! Quanto pare non è minaccioso, però si vuol far seguire. Ok, la luce mi sta dicendo che forse la minaccia è presente. Oh sì. Oddio. Io ho paura di andare al... Oddio, ci sono tutti questi segni strani sul muro. Non ho un cacchio di accendino! Porca miseria. Vaffanculo, me la rischio. Corri qua dentro, corri qua dentro, corri qua dentro. Oddio. A meno che non sia andato nel garage. Oh! Devo prendere questo... Ah, ok, è tipo uno di quei ganci, quei tiraganci, quelli allungabili. Ed è infilato dentro l'occhio del marito. Di questa signora. Probabilmente il marito. Dubito che sia il fratello. Una bella signora, eh. Oh, Gesù. Perché quel quadro stava sanguinando? Punto interrogativo. Perché non posso usare questo gancio come arma? Gancio lungo. Perfetto. Da dove arriva questo accendino? Chi me l'ha dato? Chi mi ha dato questo accendino? Non ce l'avevo fino a poco fa.
Perché ho tutte queste pillole? Lasciamo queste pillole, va. Ne ho fin troppe. Lasciamo qui come emergenza. Oh, Gesù. Si ha mai che le luci funzionino in questa casa, vero? Ah. Distanza visiva. Bene. Naso. Ah, no, funzionano le luci. Funzionano di nuovo. Perfetto. Oh, funziona di nuovo, perfetto. Meno male. Mi viene adesso il dubbio. Dolores è la signora nel quadro? Può essere. Può essere che sia la signora nel quadro, effettivamente. Ok, la luce accesa, perfetto. Mannaggia sta pianta. Quindi adesso devo andare a tirare giù il guancio. E lì il... coso. Sì, puoi usarlo anche senza indizi, diciamo. A parte che stavo per dire, le soffitte nei giochi e nei film horror non sono mai un posto sicuro. Questo è un dato di fatto. Ah! È solo un orologio, stai calmo. Madonna mia, stai calmo. Stai calmo. In più, a parte che non sono un posto sicuro, ho anche sentito un leggero pianto, una lamentela, diciamo. Non appena ho tirato giù la scala, quindi... abbastanza paura. Oh, Dio mio. Chi è che me lo fa fare? Qui c'è qualcosa? Non riesco a vedere, però... Slain... ucciso... buttato giù a colpi di pistola. La mia vicina di casa abita lì per caso. Perché lei è anche quella, forse, è anche quella che ha visto Rakan, suppongo, che cercava dentro la libreria, quindi per forza è davanti a me. Probabilmente è lì che abita la mia vicina di casa. Non so quale delle due case sia più inquietante, la mia o la sua. Qua non c'è niente? Oh, sì, evidentemente sì, c'è una teca con un fogliettino. Non posso aprirlo. Con uno smiley, sì. Cos'era? Sorridi, mi ha dato la cima e sorridi. Carino. È la cosa più simpatica mai vista in questo gioco. Oddio. Mi sembra familiare questo posto. A me sì, fin troppo. Quale cacchio di psicopatico sta in soffitta su una sedia a dondolo a fissare il vicino di casa? Mannaggia a te e le tue malattie mentali. Fermati, sedia di merda. Fermati. Fermati. Cazzo. Oh! Cosa? Ah, si è aperto lì. Stavo guardando questa cassa. C'è scritto sole e te. Non si apre. Penso che serva una chiave per il lucchetto. Cioè, penso di dover saltare qua giù. Però è cambiata la stanza. Oddio. Sono nella dimensione alternativa. Tipo lo... oh, che è sto schifo. Tipo la dimensione di Rakan, avete presente? Oh! Interagisci? Cos'è sta roba? È un segreto del gioco che ho trovato per caso? Ah, strano. Cos'è sta roba? Smetti di guardare, guarda. Devo cercare sugli altri qua. Questo qui. Vedete che comunque il colore è diverso, questo qui. Non riesco a capirne il senso. Altro? Cosa? Cosa devo fare qui? Oh, ci sono delle strane scritte sul muro. Una cassetta, interagisci. Oggetti chiave che puoi conservare. Gli oggetti chiave che possono essere utilizzati un numero indefinito di volte possono essere conservati nel mondo del gioco. Osserva bene l'ambiente che ti circonda per trovare queste aree di deposito. Una cassetta. Ok? Le memorie di George. Achievement sbloccato. Puoi usare... quello che voglio fare. Ascolta questa videocassetta. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. Dottori mi hanno detto che ormai è difficile riuscire a... mi hanno detto che le mostra tra gli altri sintomi di schizofrenia, disturbo bipolare, psicosi e demenza. Questa è Dolores. Sta piangendo mentre lo dice. Eh sì. Non so più cosa fare. Sembra che le cure stiano solo peggiorando la situazione.
Oggi mi ha detto che spesso sente la sua stessa voce, che le sussurra una sequenza di 5 numeri dal baby monitor. Dice che è la chiave per accedere alla sua casa interiore. Che diavolo significa? Cosa devo fare? Ok, prendi la cassetta, penso di doverla mettere qui perché mi dice... Sì. Interessante. Dolore, schizzo... No, rimettilo a posto. No, rimettilo a posto. Oh! C'è un simbolo musicale sulla scatola, non si apre. Anche qui ci sarà un lucchetto che ovviamente non possiamo dire... Cioè, vedo il mio cacchio di accendino fluttuare, ma non vedo me stesso. Secondo me è un segno. Secondo me è un segno. Sta cosa. Pantofola. Pare che manchi qualcosa. Oh no, forse devo prendere l'altra pantofola. Ho capito. Devo prendere l'altra pantofola. Infatti, hai trovato una pantofola, oggetto chiave. Quindi devo rimetterla sul letto? Perché? Ok, eccoti la pantofola. Oh! Cosa? Cosa si è spostato? Lo specchio si è rotto. Comunque penso che sia un significato nascosto il fatto che io riesca a vedere gli oggetti. Non è un problema di riflesso, comunque di programmazione del gioco. Io non riesco a vedere il mio riflesso. C'è qualcosa, dovrebbe significare qualcosa questa cosa. Non so cosa, però secondo me c'è un significato dietro a questa cosa. Cosa, devo cercare i pantaloni? Mancano i pantaloni evidentemente dentro. Oh! Non va bene. Non va affatto bene. Cos'è sta roba? Oh! Sono molto tentato di terminare l'episodio qui. Sono davvero molto tentato. Solo altri 5 minuti. Cos'è? Un cordone ombelicale? Cos'è? Non sono al buio, cazzo! Non sono al buio! Non si accende il mio cazzo di accendino! Non sono al buio, Frank! Sono alla luce, con un crocifisso! Cosa c'è di più sicuro? È il rumore di un baby monitor? Lei dice di sentire... Ricordate che nella cassetta ha detto... Penso George sia suo marito, no? Perché la mia sanità mentale non si sta guarendo? Lei dice di sentire la sua voce nel baby monitor dire una sequenza di... Mio Dio! No, 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 è scomparsa. Apri, per favore, no. La mia sanità mentale, dammi le pillole. Baby. Manda giù. Oh sì, devo solo andare nel buio. Sono finito nell'armadio. No, sono uscito dallo specchio. Lo specchio è scomparso, tra l'altro. No. Vai alla luce. No. La mia sanità mentale è sfanculata. Prendi altre pillole, felici. Ok. Si è chiuso pure la porta. Cos'è sta roba? Un accendino, la grande. Mi serviva. Queste mi sa che sono finite, tra l'altro. Ok. Sapete cosa? Oh, me ne sono accorto adesso. No. Terminiamo l'episodio qui. Quindi, facciamo che salutarci. Vedremo se quella è Dolores. Penso sia Dolores, la vecchietta comunque che abbiamo visto davanti a noi piangere col baby monitor. Palese che sia lei. E anche quella nel quadro dove c'era il gancio nell'occhio del marito. Marito o fratello, comunque. In ogni caso, terminiamo l'episodio qui. Cioè, cos'è? Fammi parlare. Terminiamo l'episodio qui. Grazie per avermi guardato fin qui. Mi auguro di vedervi nella prossima puntata di Visage o comunque di qualsiasi altro videogioco che posterò sul canale. Vi auguro una bellissima serata. Ricordate di lasciare un commento, un like, iscrivervi al mio canale, magari condividere con i vostri amici. Smettere di spaventarmi, sto facendo la mia outro. Vi auguro una bellissima serata. Mi pare di averlo già detto, però ormai ho il cervello in pappa. E bella bella.